Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Oggi continuiamo la nostra opera di cattura dei leggendari di Sinnoh procedendo con, come avrete letto dal titolo, Giratina, Heatran e Shaymin. Iniziando proprio da questi ultimi due. Quindi nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se gradite appunto questa serie di Fire Ash. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, commentate e fatemi sapere chi tra questi tre leggendari è il vostro preferito, tra appunto Giratina, Shaymin e Heatran, e condividete questo video con tutte le persone che magari hanno giocato a Fire Ash e si sono dimenticati qualche leggendario in giro per il mondo. Detto ciò, quindi dobbiamo tornare sul percorso 222 e qui potremo ottenere effettivamente quei due leggendari. Andiamo a cercare qui in giro sulla spiaggia, eh? Vediamo se li riusciamo a scorgere. Eccoli lì, eccoli qua, belli loro, eh? Guardali fieri. Abbiamo Heatran che è un gigante e Shaymin che è un piccolino, poverino. Allora, io direi di salvare davanti a loro. Ecco qua. E sperando che non siano difficili come quei dannati infami. Mi fermo qui. Guardiani dei laghi. Andiamo a sfidarle, perché Guardiani dei Laghi, se vi siete persi lo scorso episodio, madonna, fatelo vedere perché è stato un inferno catturarle. Cioè non entravano in quelle cacche di Pokéball, non ci entravano, infami. Andiamo di Nuzzle e andiamo subito a paralizzare il buon Heatran, che lui usa Iron Head e noi andiamo di Electro Ball. Ah, gli facciamo male, infami di un Heatran, ti facciamo male. Andiamo poi di Thunder Punch. Perfetto, perfetto. Pikachu, hai fatto il tuo dovere, sei stato un grande, ora però lascia stare, mandiamo Buizel, magari può resistere un pochettino anche se non penso, possa resistere più di tanto. Iniziamo a tirargli le Heavy Ball, Heatran è un Pokémon molto pesante e quindi possiamo iniziare a tartassarlo con le Heavy Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Oh, primo colpo signori, primo colpo. Ok, ci siamo un po' rifatti da quel video di merda dell'altra volta dei guardiani di sto cazzo. Allora, preso Heatran. Ora andiamo a curarci un attimo Pikachu perché a parte che possiamo anche andare di qui alla riva del lago Valore, che è pure più vicina. Ecco fatto. E diamoci una curata. Curiamoci Pikachu e vediamo di catturare anche il buon Shaymin. Magari anche lui al primo colpo? Chi lo sa, vedremo. Beh, lo spero io, sinceramente. Ecco qua. Curati i Pokémon. Già che ci siamo, salviamo qui. Ora che abbiamo catturato appunto Heatran. Poi mettiamoci una bella bicicletta. Ecco fatto e andiamo. Drin Drin e via. Allora, ritorniamo sul percorso 222 e andiamo da Shaymin che è qui sotto. Eccolo. Allora, vai. Ho già salvato prima là, quindi non mi metto a salvare anche qui. Eccolo, non è ancora forma cielo, dovremmo dargli, se non sbaglio, la Gracidea per farlo diventare forma cielo, correggetemi se sbaglio. Andiamo di Nuzzle, non è molto efficace perché è solamente di tipo erba, se non sbaglio, però viene paralizzato. Ah, si è curato la paralisi, sta merda, e io ti paralizzo di nuovo. Mangiano un'altra di vacca, dai. Mangiano un'altra. Ah, parassi seme però, sto stronzo. Ha effetto parassistema sui Pokémon tipo erba? Che ogni tanto ci sono queste strane cose in Pokémon per cui delle mosse non hanno effetto infatti non ha effetto, mannaggia. Però non ha effetto nemmeno su Torterra, buono. Earthquake mi sa che però lo butto giù, o forse no. Andiamo di Crunch, che sicuramente non lo butto giù. Ok, e diminuiamo anche la difesa, buono. Perlomeno non può curarsi con Leech Seed. E proviamo a catturarlo ora. Shaymin è un Pokémon molto veloce, quindi tecnicamente le Fast Ball dovrebbero essere buone. Ma che sono, le ho saltate qua. Proviamo ad andare di Fast Ball, vediamo. Non l'ho ancora mandato a vita rossa, ma con qualsiasi altro attacco lo potrei buttare giù. Oh raga, ma che è? Ma l'avete visto il video precedente in cui ho dovuto resettare due volte contro Mesprit? E a momenti stavo per resettare anche contro Azelf perché gli avevo tirato 50 Pokéball e non entravano. Questi invece sono entrati al primo colpo. Pokémon gratitudine. Tipo erba, ovviamente.
Boh, ragazzi, non ho parole. A questo punto, ragazzi, senza ulteriori indugi, andiamo subito nella località in cui potremo prendere l'altro Pokémon leggendario, ovvero Giratina, che scommetto sarà il preferito di molti di voi nei commenti, tra questi tre. Secondo me, così, appunto, non potendo leggere prima i vostri commenti, la classifica sarà: più persone preferiscono Giratina, poi Shaymin e poi Heatran. Almeno così è come li metterei anche io nella mia scala di preferenze. Ora, qui ad Earthom City dovrebbe essere. No, aspettate, non era Earthom City. O forse sì. Allora, però da quest'altra parte ci dovrebbe essere una ragazzina con Abra. Di qua, forse. Ancora più sotto. Eccoci qui, sì, lei. Lei ci porterà da Giratina, ok? Ci porterà nel Monte Corona e quindi da Giratina. Pronti? Andiamo. Ciao, questa grotta è molto pericolosa, quindi sto usando Abra per teletrasportarci attraverso di essa. Però tu sembri davvero forte. Potrei portarti in cima, se vuoi. Infatti lei prima ci portava dal percorso 207 a Corripoli e viceversa. Ora però, dato che abbiamo effettivamente battuto tutte le palestre, riconosce che siamo davvero forti perché le mostriamo le nostre medaglie luccicanti e quindi ci può portare sul Monte Corona. Qui abbiamo Giratina, abbiamo anche il Griseus Orb, eccolo qui, e salviamo davanti a lui. E speriamo di poterlo prendere proprio come abbiamo preso Heatran e Shaymin e come abbiamo preso in realtà anche tutti gli altri leggendari. Pronti? Guardalo qui Giratina, fiero proprio. Vai, combattiamolo. Bello lui. Preferisco la forma spettrale, devo dire, anche se questa è comunque figa. Allora, Nuzzle. Non molto efficace, ma quello che conta è la paralisi. Shadow Claw, va bene. Poi andiamo di Electro Ball. Ci vorrà un po' a tirarlo giù questo. Thunder Punch. Buono, che rimane paralizzato. Altro Thunder Punch. Ex. E addio Pikachu. Sei stato comunque molto utile. Ora manderei Infernape. Manderei Infernape e gli farei usare Flame Whale. Ah, Pain Split lui. Azz. Sarà difficilissimo allora da buttare giù. Cioè da tirare giù. Perché quando lo tiri giù poi si rifà. Lotta non penso abbia effetto perché anche di tipo spettro lui se non sbaglio. Andiamo ancora di Flame Whale. Shadow Claw che è un altro Flame Whale e poi iniziamo a tirargli le ball. Se non fa Pain Split. Ok, non ha fatto Pain Split. Vai. Allora, anche Giratina è un Pokémon molto molto pesante. Quindi le Heavy Ball sono buone. Tiramogliele. Ne abbiamo ancora 16. Cattura critica? Al primo colpo? Boh. Va bene, ragazzi. Ok. Va bene. Abbiamo catturato, se non sbaglio, al secondo colpo Heatran, al primo colpo Shaymin e al primo colpo Giratina. Mentre per quei merda di Guardiani dei Laghi ci abbiamo messo un video da quasi 40 minuti. Vabbè, ragazzi, che dire? Cattura critica su Giratina. Ok, siamo usciti di nuovo qui. Ora però dovremmo andare a Cenerite, ok? Dato che non possiamo volare qui e non possiamo andarci da Eterna City, dobbiamo andare qui a Solaceon Town e fare il percorso andando in su. Perché? Perché ci sono due strumenti che possiamo prendere dal momento che abbiamo catturato Dialga e Palkia. Ok? Vi avevo anche detto, ricordatevi qui che ci torneremo con Dialga Palkia. Nel frattempo però, prima di prendere Dialga Palkia ed andare a Cenerite, diamo un'occhiata a questi tre leggendari che abbiamo preso. Heatran, numero 485, eccolo qui, con Iron Head, Crunch, Lava Plume e Metal Sound. Tipo fuoco acciaio, livello 50, 484, quindi è pure al posto giusto. Almeno credo. Sì, 1, 2, 3. Aspetta. Allora, 485, ok, scusatemi, infatti questo non era il 4, mi sembrava strano. Poi Shaymin, numero 492. All status problems real when it switches out, ok, natural cure, va bene. Caparassi seme, sintesi,
Profumino e Dono Naturale. E tu sei il 96, quindi dovresti andare qui. Ed infine Giratina. Numero 487, quindi questo è il suo posto giusto, tra l'altro. Tipo Spettro Drago, una coppiata di tipi molto particolare. E ha come mosse X, Scary Face, Shadow Claw e Pain Split. Fortunatamente è catturato al primo colpo con cattura critica. Bene ragazzi, ci manca solamente un Pokémon leggendario qui. In realtà di Sinnoh ce ne manca, ci manca Menafi ovviamente. Abbiamo Fione, ci manca Menafi. Ci manca Arceus. E credo basta, forse. Bene, nel caso vedremo più avanti appunto se devo prenderne altri. E Regigigas, ecco. Regigigas, mi manca anche lui. Mancano questi tre essenzialmente. Li prenderemo un po' più avanti, mi sa, dopo aver battuto la Lega molto probabilmente. Ora però prendiamoci di Algapalkia. Lasciamo giù momentaneamente uno di questi Pokémon. Ecco qua. Magari Staraptor no, per volo. Ecco fatto. E andiamo verso Ceneride. Prendiamoci la bici. Ecco qui. E andiamo. Torniamo su. Tanto dovrebbe essere abbastanza veloce. Se non incontro Pokémon selvatici, se non sbaglio ad andare con la bici. Mannaggia a me. Ok, vai, andiamo a Ceneride. Ah, qua però c'è un po' di erba alta e infatti ce la becchiamo. Oh, bello Luxray, però ce l'abbiamo già. Quindi Fuga. Proseguiamo, ok, ora dovremmo avere finito l'erba alta, credo. Sì, sì, ok, ci siamo. Possiamo passare di qui. Ed arrivare a Ceneride. Eccoci qui. Se poi noi... Tu mi dai qualcosa? No, ok, dice solo che hanno bisogno di tempo per riparare le rovine. Se noi andiamo qui sopra, nel laboratorio di studio appunto, e gli mostriamo... Mi sa che devi mettere proprio come primo Pokémon. Dialgapalkia. Show me Palkia and I will give you one. Ok, questo è per Palkia. Tu invece? Dalle nostre ricerche abbiamo scoperto due orb, due sfere appunto. Mostrami Dialga e te ne darò una. Ok, noi abbiamo Dialga come primo Pokémon in squadra. Oh, tu ne hai uno. Cioè, come se fosse tipo una merda, no? Ah sì, tu hai un Dialga. Ah sì, hai un Magikarp, prendi. Tu ne hai uno. Hai Dialga, è il Pokémon leggendario, non ce ne sono altri. E quindi ci dà l'Adamant Orb. Mentre parlando con il tipo invece di sopra, e mettendo Palkia al primo posto in squadra, ci darà invece la sfera di Palkia. Il Lustrous Orb. Perfetto. E a questo punto ragazzi, dato che abbiamo ancora un po' di tempo in questo video, non vorrei farlo così corto, direi di andare ad Arenipoli, riprenderci ovviamente i Pokémon giusti in squadra e arrivare alla Lega Pokémon direttamente, così nel prossimo episodio tiriamo dritti subito sulla Lega. Ok, prendiamoci Gliscor, rimettiamo qui Palkia e Dialga. Ecco fatto. Perfetto. A questo punto tiro una salvata, non si sa mai. Ed andiamo a prendere la nave che ci porterà alla Lega Pokémon di Sinnoh. Allora, è da... No, non è da questa parte. Ah sì, sì, da questa parte. Qua. Benvenuto. Dove vorresti andare? Ovviamente, alla Lily of the Valley. Eccoci qui. Lily of the Valley Island. Salve. Ah, non ho abbastanza medaglie, ma comunque mi piace guardare. Salve. Better hope you don't meet me in battle. You lose before you know what happened. Meglio sperare che tu non incontri me in battaglia. Perderai ancora prima di capire cosa sia successo, però non mi sfido che non è un allenatore. Vinciamo tutto, va bene. Questo negozio sembra strano, siccome al solito c'è sempre il negozio del Team Rocket. Come ogni Lega Pokémon si struttura appunto con questi quattro negozietti. Eccoci qui, abbiamo Brock che potremmo battere. Quindi direi di sfidare Brock e lo sfideremo con Buizel.
dovrebbe avere... No, aspettate, forse lui è ancora Fortress però. Davanti, quindi mandiamo Infernape in realtà. E sfidiamoci Brock. I expected you will be here sooner or later. Mi aspettavo che tu arrivassi qui prima o poi. So che sei occupato a prepararti per la Lega, ma penso che una battaglia ti potrebbe aiutare. Ovviamente, caro Brock. Ovviamente. Vediamo, no, manda in campo subito su Dovudo, che mi sa che Fortress l'ha lasciato stare. Allora andiamo di Brick Break, super efficace comunque, quindi... Che flagello, mi fa abbastanza male. Però noi rispondiamo con Brick Break. Ok, poi Krogunk. Contro Krogunk... manderei... Staraptor. Se non sbaglio, Krogunk è di tipo lotta veleno. Quindi anche il volante dovrebbe essergli super efficace. Guardalo lì fiero. Brave Bird. Infatti, super efficace. Ed infine Chansey. Beh, lasciamo allora Staraptor e andiamo di Close Combat. Fortunatamente non è stato aggiunto il tipo folletto anche a Chansey, quindi lotta è ancora super efficace su di lui. Grazie Brock per aver fatto salire di livello il mio Staraptor. Sempre forte come sempre. Ovviamente. Allora, qui potremmo trovare dei Pokémon, in questa erba alta, ovviamente. Ipon, calmati. Inizieremo presto. Diamo un'occhiata a che Pokémon così velocemente si possono trovare. Si può trovare un Pineco. Ok. Diamo ovviamente, come sempre, tre tentativi per vedere se escono dei Pokémon interessanti. Un altro Pineco, complimenti per la varietà. Parliamo a questa ragazza. I need to get in some last minute training. Ok, questa ha bisogno di qualche allenamento dell'ultimo minuto. Ultimo Pokémon qui dentro, vediamo un po' chi esce. Solrock. Noi abbiamo già però sia Solrock che Lunaton, se non sbaglio. Quindi nada. A questo punto entriamo nella Lega Pokémon di Sinnoh. E c'è Barry. Glacial, ce l'hai fatta! È bellissimo vederti qui. Sembra che tu abbia anche abbastanza medaglie. Anche Paul è qui. Spero che ci combatteremo appunto nella Lega ad un certo punto. Non perdere fino ad allora, ok? Assolutamente no, Barry. Qui c'è un sacco di gente a cui parlare, c'è anche Paul. Diamo una curata ai nostri Pokémon. Ecco qua. Salve Paul. Quindi ce l'hai fatta anche tu. Non perdere troppo velocemente, ovviamente perché vuole sfidarci. I'm telling you to use the computer. Learn about your opponent. Ok, questo ci dice di sfruttare le conoscenze appunto che sono nel computer per... conoscere i nostri avversari. Invece lui può vincere solamente grazie al suo intuito, non ha bisogno dei numeri. Salve. Oh, ciao Glacial, come sta andando? I tuoi Pokémon sono diventati più forti. Ah, ok, questa è la Lega Pokémon di nuovo. Va bene. I trust you Blastoise, ma chi non si fiderebbe di un fantastico Blastoise come questo? Ho già perso, come è potuto accadere? Mi spiace. Tu invece chi sei? I need to find a strong grass type. Questo bisogna trovare un Pokémon tipo erba molto forte. Vincerò, mi spiace per la tua perdita. Non tranquilla, guarda. Dimenticati delle battaglie. Hai visto cosa vendono qui fuori? Questo è il solito tipo che appunto vuole comprare piuttosto che combattere. E a questo punto, ragazzi, direi di iscriverci alla Lega. Eccoci qui. Puoi registrarti per la Lily of the Valley Conference. Ma certo che sì. Alright, your first battle will be to the far left, quindi tutto a sinistra. Buona fortuna, quindi qui. Però entreremo nella prima battaglia della Lega Pokémon di Sinnoh nel prossimo episodio, dove affronteremo effettivamente tutta la Lega Pokémon di Sinnoh. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!